Quindi adesso voglio enfatizzare una cosa molto importante, è quella di sviluppare il buon cuore e cercare soprattutto ricordarsi che non viene dalla rabbia, bisogna imparare a sviluppare il buon cuore, avere sempre un buon cuore, questa è la cosa più importante. Questa è la cosa importante nella nostra esistenza, quella di vivere la vita, con il buon cuore, al di là anche di tutte quante le varie meditazioni e così via. Quindi noi abbiamo ricevuto questo corpo umano adesso e possiamo utilizzare il nostro corpo, la nostra mente, in una maniera incredibile per produrre felicità, la felicità di questa vita, la felicità delle vite future, per la felicità di tutte le vite future e poi anche la felicità ultima che non ha assolutamente niente a che fare con la sofferenza, lo perfetto stato di pace e quindi la nostra mente può essere il creatore di tutto questo e ottenere la felicità fino all'illuminazione e quindi noi esseri umani, non soltanto voi, ma per innumerevoli esseri senzienti, diventare la causa di felicità per gli innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli esseri senzienti negli inferni, innumerevoli prete, innumerevoli animali, innumerevoli esseri umani, innumerevoli azzurri, azzurri, non soltanto in questo universo, ma negli innumerevoli universi. Noi possiamo sviluppare la nostra mente, no, possiamo sviluppare la nostra mente e causare e portare tutte queste felicità a tutti quanti gli esseri senzienti, tutti gli esseri umani possono fare questo in un modo positivo. Wow, quello che possiamo fare, quello che possiamo fare è veramente straordinario, straordinario. E quindi anche in questo mondo, anche in queste milioni di persone, anche la Sua Santità il Dalai Lama e San Francesco e come molti altri, milioni e milioni di persone possiamo portare la felicità a moltissime persone, questo è quello. Gli animali non possono fare questo, le zanzare non possono farlo, le tigri non possono farlo, capite cosa intendo? Vedete, per cui, quindi, questa non è sufficiente avere la motivazione di lavorare soltanto per la felicità di se stessi e basta. Anche gli insetti hanno quel tipo di attitudine e quindi la maggior parte degli animali cercano di essere liberi dalla sofferenza e vengono a succhiare il vostro sangue per la loro felicità. Loro hanno questo tipo. Non è niente di speciale. Noi abbiamo questo corpo umano, abbiamo la motivazione la stessa che hanno loro. Quello è veramente una cosa povera, è veramente povero, è veramente una sensazione povera, molto povera. Non è niente di speciale, non è niente di diverso dagli insetti, veramente povera, terribilmente povera. Quindi, dovete vivere la vita con il buon cuore, se è possibile. Non danneggiare gli esseri senzienti, alcun essere vivente, non soltanto i vostri amici, e non soltanto gli sconosciuti, ma anche i nemici. Bisogna includere tutti quanti gli esseri senzienti, se è possibile. E poi, questa è la cosa migliore, ma anche se questo non è possibile. Allora, più che uno può, bisogna cercare di non danneggiare gli esseri senzienti, gli esseri umani, compresi gli insetti. Ah, detto, siccome è un insetto, allora ci cammino sopra, una formica ci vado sopra, ci cammino sopra perché come se fosse. Non pensate che sia come spazzatura, non dovete pensare che sia come spazzatura. Anche loro pensano che la loro vita. Anche loro considerano la loro vita esattamente come voi pensate che la vostra vita sia molto importante. Allo stesso modo anche loro considerano la loro vita molto importante.
Esattamente come voi loro considerano la loro vita molto importante, come voi la considerate così importante. Per cui vedete, qualcuno che si prende cura di voi, qualcuno si prende cura di voi, vi aiuta, vi fa veramente sentire molto felice, anche se è una persona che non conoscete, non soltanto una persona, anche delle persone non, che non conoscete, anche gli animali che vi aiutano, che vi sono vicini, voi siete felici, vi fa sentire molto contenti, solo pensando in quel modo. Dovete aiutare gli altri. Persone che conoscete o che non conoscete, non ha importanza. Sono degli esseri umani, anche gli insetti. Più che potete, dovete fare questo. Anche se voi non potete pensare a tutti quanti gli esseri senzienti di sei reami. Nella nostra vita quotidiana, più che potete, dovete cercare di beneficiarli. Dovete cercare di beneficiarli. Poi un'altra cosa. Vedete. Quando voi fate le cose con buon cuore, quando aiutate gli altri, quando beneficiate gli altri, allora un'azione porta a termine due cose, due scopi. Quando voi aiutate gli altri, soddisfa due scopi. Soddisfa gli scopi degli altri, porta felicità a voi e porta felicità agli altri. Un'azione porta felicità sia a voi che agli altri. Esseri umani fino agli insetti, tutti quanti soddisfa due scopi. E fa sì che voi siate molto contenti, siete completamente contenti. Voi fate a termine due scopi, quindi porta due successi. Un'azione porta due successi, la felicità a voi e la felicità per gli altri, a quei benefici. Quando voi vivete la vostra vita in quel modo, con il buon cuore, aiutando gli altri, prendendovi cura degli altri, allora voi siete sempre contenti. Allora vi sentite completamente lì, vi siete contenti. Siete contenti adesso e nel futuro. Anche quando morirete sarete contenti. Perché voi avete aiutato le persone, avete aiutato gli esseri senzienti, eccetera, veramente tantissima felicità. Non c'è assolutamente niente di cui avere paura, e anche se fate qualcosa di sbagliato, l'attitudine autogratificante naturalmente quella porta tantissima paura al momento della morte. Per cui con il buon cuore c'è tantissima, tantissima felicità.
Poi non soltanto quello, non solo quello, ma questo diventa anche la preparazione per le vite future. Anche in questa vita, anche in questa vita, anche in questa vita, e poi anche successivamente, più avanti ci sarà sempre più buon cuore, si sarà in grado di aiutare gli altri come risultato della vostra mente, dello sviluppo della vostra mente, nello sviluppare buon cuore. Allora, in futuro avrete sempre più, sempre di più, sempre più, la vostra mente si svilupperà sempre di più, svilupperà sempre più buon cuore, così potrete aiutare sempre più, più esseri senzienti. E poi, nella vita successiva, ci saranno incredibili, incredibili benefici. Incredibili, incredibili benefici. E tutti quanti i vostri successi, tutti i vostri desideri saranno soddisfatti. Anche quello che voi non vi aspettavate, anche quello che voi non sapevate, che non vi aspettavate, succederà. Avrete successo in questo. Anche quelle cose che voi non sapevate, non avevate assolutamente nessun tipo di aspettativa, sarà un grandissimo successo nelle vite future. Sempre più grande, e sempre più grande fino a che non otterrete l'illuminazione. Veramente incredibile. E quindi ogni cosa, qualsiasi felicità che uno, tutte le varie felicità avvengono di conseguenza avvengono, senza alcuna. Buddha ha detto, nell'Arya Sangatta Sutra ha detto, adesso cercherò di ricordarmi. L'essenza, anche se voi fate la carità o la generosità della quantità di un vostro capello, per aiutare un altro essere senziente, a un altro essere senziente, anche per migliaia di, il risultato di questo sarà wow, incredibile, tutti quanti i vostri desideri verranno soddisfatti. Wow, ci avrete tantissime comodità, tantissime gioie, di vita in vita, di vita in vita. E così alla fine otterrete l'illuminazione, anche della dimensione di un cappello. Se voi fate la carità, anche i benefici del buon cuore sono queste, la generosità. Wow, questo è un esempio. Questo spiega così il karma, no? Le cause, le azioni virtuose che portano a un risultato positivo. Il karma è definitivo, definitivamente definitivo. Il karma è definitivo. Quindi qui ci sono le quattro livelli del karma. Il primo è definito, vuol dire che se voi fate il karma negativo, fate le azioni non virtuose definitive, sperimenterete la sofferenza. Se create la virtù, le azioni definitivamente otterrete, sperimenterete la felicità. È così. Naturalmente. Certo, se non ci sono ostacoli, anche gli ostacoli vengono eliminati, si avrà il successo. Dalla non virtù ci sarà la sofferenza, dalla virtù ci sarà la felicità. È definitivo, non ha importanza per quante vite occorreranno per questo. Una presa per quanti eoni ci vorranno per questo, definitivamente, anche un piccolissimo karma, anche un piccolissimo karma, virtù o non virtù, il risultato di felicità o di sofferenza non ha importanza per quanti milioni, miliardi, zilioni di eoni ci vorranno. No, questo karma non si perde, non si perde. È proprio così. Quindi è molto importante che qualsiasi momento, giorno e notte, con il corpo, la parola, la mente,
Dovete cercare, anche se voi non potete abbandonare completamente il karma negativo, più che potete, dovete cercare di diminuire il karma negativo e più che potete, dovete cercare di aumentare le azioni positive e far sì che le azioni di corpo, però, le menti diventino virtù. È veramente molto, molto importante mettere sforzo in questo. E quindi non ha importanza quanto sia difficile, quanto questo sia difficile. Di creare la virtù, le cause della felicità. E l'altra seconda, il karma si espande, è espandibile. Il karma si espande, nel senso che non si sviluppa ulteriormente. Quindi, ora, una volta, se voi fate un'offerta, usate un'azione, fate un'azione piccolissima della misura di un capello, della dimensione di un capello. Voi fate un'azione positiva, della misura di un capello. Non ha importanza quanto tempo ci vorrà, ma questa no, 80.000 eoni. Ci sarà tantissimo, tantissimo successo. Tutti quanti i vostri desideri verranno soddisfatti e la felicità verrà una tantissima felicità. Benessere, ricchezza e poi l'illuminazione. E quindi il karma è espandibile. Cui se voi uccidete anche soltanto un insetto, l'ho visto nel testo, in un testo ho visto, dice. Che quando l'azione dell'uccidio viene fatta con una motivazione, la base è l'essere senziente, la motivazione è Jorwa, vuol dire che l'essere senziente muore prima di voi. Quindi la base è l'essere senziente, poi c'è la motivazione, e poi l'azione, e poi c'è il rallegrarsi dell'azione compiuta. Allora si sperimenteranno i risultati, i quattro risultati, l'aspetto maturante, il risultato, e poi è ancora detto, è menzionato in un testo, per 100 eoni. Mi causa la rinascita negli inferni, di soffrire negli inferni, uccidendo. Causa di soffrire nei reami degli inferni per eoni, per centinaia di eoni. È detto questo nei testi. Quindi il karma negativo si moltiplica, incrementa. Prima ho detto. Quindi ho detto il karma positivo, no? Se vi prendete cura di una persona avrete tantissima felicità per centinaia di eoni, potete godere di questo successo per vite e vite. Quindi adesso per quello che riguarda il karma negativo uguale, per esempio uccide, non soltanto quello naturalmente, il risultato maturante che è quello di rinascere negli inferni, ma poi ancora se durante i risultati di risultati di sofferenza, essere rinascete come essere umano a causa di qualche karma positivo, poi sperimentate il risultato simile alla causa, il risultato posseduto, il risultato posseduto del karma negativo dell'uccidere, no, rinascerete in posti come deserti, dove non c'è assolutamente vegetazione, completamente posti completamente pieni di polvere, posti veramente molto tristi, molti dei posti depressi. Voi dove vivete, dove siete nati, così. È proprio questa causa del karma negativo del passato, di aver ucciso. Il posto
è pieno di pericoli per la vita. Ci sono tantissimi litigi, tantissimi pericoli e problemi per la vita. Ed è proprio così, problemi, problemi di malattie, pericoli di malattie. Ci sono tantissimi problemi, tantissimi problemi, problemi, problemi. Come appunto posti dove uno rinasce, un posto dove uno rinasce, dove uno vive, e poi ancora, sperimentate il risultato simile alla causa. E siccome voi avete danneggiato quegli esseri senzienti, allora in questa vita, allora quegli esseri senzienti vi danneggiano a causa del karma negativo e del passato, quel karma negativo che avete causato del danno agli altri, allora questi esseri senzienti in questa vita loro vi danneggiano. Questo è il risultato, questo viene dalla vostra mente. Questo viene dalla vostra mente, completamente dalla vostra mente. Come ho menzionato, quindi questo viene dalla vostra mente. La rabbia che se vi danneggiano, con l'attitudine autogratificante, con l'attaccamento, con la rabbia, vedete? Voi avete ucciso gli altri. E quindi, e come risultato, causa loro di danneggiarvi, di farvi del male, qualsiasi cosa loro facciano a causa di quello che voi stessi avete compiuto nel passato. Quindi si sperimenta anche il risultato simile alla causa. E quindi venite uccisi da loro. E poi creare il risultato simile alla causa. E allora si ripete ancora, siete rinati come esseri umani, però poi a causa dell'abitudine delle vite passate, a causa del karma di uccidere gli altri, allora continuate a uccidere ancora anche in questa vita. Uccidete gli altri ancora in questa vita. Create il risultato simile alla causa e ancora ripetete ancora le stesse perché c'è questa abitudine del karma a causa del vostro karma. Quindi abbiamo questi quattro risultati di sofferenza, quattro risultati di sofferenza. Vedete, non soltanto una volta, questo non succede soltanto una volta. Ma per esempio, se voi uccidete un insetto o nel reame degli esseri umani, allora sarete uccisi, uccidendo un insetto, venite a essere uccisi la continuità di questi esseri. Sarete uccisi per 500 vite, per 500 volte voi sarete uccisi dagli altri. Dovete comprendere questo, ok? Il karma è espandibile e quindi questo è il risultato. Quindi lo sperimentate nella vita degli esseri umani, non soltanto una vita, ma per il risultato posseduto per creare per molte, 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 molte vite, per molte vite sperimentate questo. Ecco perché in America molte volte succede che i bambini, i ragazzini, i piccoli, giovani ragazzi è successo tantissime volte in America che giovani ragazzi con le armi uccidono un sacco di persone, centinaia di volte è successo in America. Successo questi giovani ragazzi, e loro parlano per anni e anni
di avere delle armi oppure no, di avere un'arma, eccetera. Ma la motivazione è l'attitudine autogratificante, per cui tu non hai le armi, poi se non hai. Loro pensano alla motivazione è per proteggersi. Se uno deve avere un'arma, allora ha bisogno di un'arma per proteggersi. Allora tutti quanti devono avere le armi. Allora, è così per anni e anni e anni stanno parlando di tutte queste cose e niente è cambiato. E quindi una cosa, una condizione è che permettere che tutti quanti possano avere le armi, così anche i bambini hanno ucciso molte persone. Questo è successo. Questa è una parte delle condizioni. Avere le armi è parte delle condizioni affinché maturino questi tipi di karma. Una volta è successo in un museo, no? No, è successo in un cinema. Un uomo ha ucciso molte persone e poi dopo hanno controllato se lui era matto. No, era una persona esattamente normale come aveva un lavoro, era una persona normale, faceva esattamente le cose che facevano tutti quanti gli altri, esattamente come tutti gli altri. Solo quel giorno aveva l'ara, proprio quel giorno gli è venuto in mente, ha cambiato la mente. Non sanno perché, il governo non lo sa, loro non conoscono il Dharma, non conoscono il karma e quindi non conoscono queste cose, il karma, che è un'azione di uccidere un essere senziente che ha queste quattro caratteristiche insieme. A questi quattro risultati di sofferenza e il risultato maturante e poi il risultato posseduto, l'esperienza del risultato simile alle cause e creare il risultato simile alle cause e che il karma è espandibile, non hanno assolutamente idea. Per cui quel giorno quell'uomo ha ucciso non delle persone sconosciute. Come le persone che guardavano, esattamente come loro, uguale, identico. Soltanto quel giorno lui aveva le armi con sé e per cui ha ucciso. Quindi la spiegazione quella è che lui stava sperimentando il creare il risultato simile alla causa. Lui stava sperimentando l'abitudine di fare quell'azione dalle vite passate. E poi queste persone sono uccise, loro stanno sperimentando il risultato simile alla causa delle altre persone. Proprio così. E tutto questo viene dalla mente, viene dal karma del passato, creato dalla mente. L'attitudine autogratificante, la persona, le tre menti velenose. La CNN, Anderson Cooper. Era veramente interessato a chiedere e fare le domande per avere delle risposte, perché naturalmente non ha chiesto Sua Santità Dalai Lama, non ha chiesto veramente coloro che hanno una mente onnisciente, coloro che hanno una chiaroveggenza, anche la chiaroveggenza ordinaria, che possono vedere perché. E quindi chiede alle persone normali che non hanno assolutamente alcun tipo di conoscenza, assolutamente non hanno nessuna conoscenza e naturalmente non hanno assolutamente alcuna risposta nella strada. E lui sa che lo sa benissimo che loro non hanno una risposta. Allora perché è successo questo? Non sono persone ordinarie che nella strada lo sa benissimo che non avevano nessuna risposta. Lui sapeva che non sapeva le risposte, però era così curioso di avere delle risposte.
sì, curioso, ansioso di avere delle risposte, vorrei sapere che cosa pensava la gente. Ma le persone non hanno assolutamente, non sapevano assolutamente che dire. Lui non chiedeva assolutamente, non gli è mai venuto in mente di chiedere a delle persone che conoscevano, che avevano una saggezza di capire queste cose. Ha chiesto soltanto le cose alle persone che non sapevano assolutamente niente. Sto parlando in questo mondo, non sto parlando in. Lo so che lui non ha nessun tipo di risposta, però continuava a schifare le domande. Quindi Buddha ha spiegato. Buddha ha spiegato riguardo al karma. La mia memoria non è tanto buona adesso. Non sono pieno sicuro. E impegnandoci, non so per come si può cominciare, un incredibile insegnamento, non mi ricordo più come cominciano le parole. Impegnandosi nel karma negativo. Ancora? Dipendi ancora dal karma negativo.
Se ti impegni nel karma negativo, sei ancora impegnato nel karma negativo. Ancora dipendi dal karma negativo come risultato. Questo vuol dire che voi lo fate adesso. Qualsiasi karma negativo voi lo fate adesso, qualsiasi uno di qualsiasi tre azioni negative, parlando male degli altri, calunniando gli altri, parlando a vanvera, mentendo, generando eresie, qualsiasi tipo di azione negativa voi compiate adesso, qualsiasi azione negativa voi facciate adesso. Ancora ripetutamente in futuro, siccome lo state facendo adesso, allora ancora sarete ancora indipendenti dal karma. Questo è il risultato, questa è la continuità. Siccome lo fate adesso, allora come risultato, come continuità lo farete anche nel futuro. E ancora lo farete anche nel futuro. Il karma negativo, lo fate ancora. Così. Questo vuol dire sarete ancora impegnati nel karma negativo. Se vi impegnerete ancora nel karma negativo. Questo vuol dire. Ancora vi impegnerete nel karma negativo. Seguirà ancora dell'altro karma negativo. Seguite ancora il karma negativo in futuro. E quindi rinascerete e seguirete ancora il karma negativo. E quindi questo è quello che se voi lo fate adesso e quindi avrete la continuità, ci sarà la continuità di questo. Dovete avere questa consapevolezza, sapere che il karma lascia delle impronte mentali nella continuità del nostro, nella coscienza, nella continuità, lascia delle impronte mentali negative. E quindi lo fa sperimentare ancora. È un po' come detto prima, come piantate un seme, come ho menzionato questo. Quando le condizioni vengono insieme, allora questo matura ancora. E quindi se voi avete molte impronte mentali negative nella mente, allora da rinascita senza inizio. E quindi sperimenterete ancora, ancora. Questo senza fine. Questo continuerà senza fine, lo sperimenterete ancora e ancora e ancora, lo sperimenterete ancora e poi questo lascia le impronte mentali negative sulla continuità della coscienza, quindi ancora sperimenterete ancora questa e un'altra volta, quindi questo succederà senza fine. Ecco come la vostra sofferenza nel samsara non ha fine, ecco come la vostra sofferenza nel samsara non ha fine, sì, voi incontrate il Dharma, se voi conoscete il Dharma, sapete il karma, se conoscete il karma, allora sì, potete cambiare, sì, è possibile, non avete bisogno di sperimentare la sofferenza senza fine, l'oceano di sofferenza del samsara senza fine, no, non dovete fare questo, però, se voi conoscete il Dharma, wow, allora sì, veramente sì, avete la libertà nelle vostre mani, avete l'illuminazione nelle vostre mani, il vostro inferno è nelle vostre mani, per cui dipende il samsara e nirvana è nelle vostre mani, la sofferenza e la felicità è nelle vostre mani, sì, dipende da quello che fate con la vostra mente, dipende da quello che fate con la vostra mente, come voi usate la vostra mente. Dipende da quello che fate con la mente, come usate la vostra mente. Questo, ecco, dovete sapere, dovete conoscere questo, dovete sapere questo. Ok? Quindi è molto importante conoscere il Dharma. Molto, molto importante, importantissimo, importantissimo, importantissimo.
per tutti quanti gli esseri senzienti stanno soffrendo per l'ignoranza. Oh, e quindi vedete, noi vogliamo essere, quello che vogliamo è la felicità, non vogliamo la sofferenza, ma non conosciamo le cause della sofferenza, non conosciamo le cause della sofferenza, della felicità. E quindi, naturalmente, anche se noi cerchiamo, dobbiamo mettere lo sforzo, dobbiamo utilizzare la nostra vita, utilizzare la nostra vita solo per creare le cause del negativo. E noi distruggiamo completamente tutte quante le cause di felicità, distruggiamo le cause della felicità. E quindi aumentiamo così, aumentiamo le cause, dovremmo incrementare le cause della felicità e invece non facciamo altro a causa dell'ignoranza e continuiamo a incrementare le cause dell'infelicità, dell'insoddisfazione. L'ignoranza, l'ignoranza, ecco quello che sta succedendo. Per cui vedete, il Buddha, quando voi create karma negativo, questo è quello che vi fa nel passato, nel futuro. E ancora, questo dipende ancora, dipendiamo ancora dal karma negativo, ancora, e ancora ci impegniamo un'altra volta nel karma negativo. E quindi c'è questa cosa, ancora si segue ancora il karma negativo. E quindi questo diventa veramente una sofferenza senza fine, se voi non conoscete il Dharma, se voi non conoscete il Dharma. E se non conoscete il karma, allora fate sì che la vostra sofferenza diventa infinita, senza fine. La macchina, ecco quello che succede. Quindi vedete, quando voi conoscete il Dharma, potete cambiare, potete dare completamente la libertà a voi stessi, potete liberare voi stessi completamente. Invece di sperimentare le infelicità infinite del samsara, le infinite sofferenze dei preta, degli spiriti famelici, le sofferenze infinite, invece di quello potete ottenere la liberazione dal samsara, e poi studiando, realizzando il sentiero, effettivamente la vostra mente non è la mente di qualcun altro, è la vostra stessa mente. Quindi il sentiero lo dovete praticare voi, siete voi che dovete farlo. Dovete sviluppare i concetti corretti e poi con bodhicitta potete prendersi cura degli altri anziché prendersi cura di se stessi e rinunciare all'io e prendersi cura degli innumerevoli esseri senzienti con bodhicitta e quindi prendersi cura di tutti gli innumerevoli esseri senzienti e come vi prendete cura di voi stessi dovete prendervi cura degli altri, gli innumerevoli esseri senzienti. Ecco così, in questo modo potete eliminare la radice della sofferenza e potete ottenere la mente completamente risvegliata. Completamente risvegliata. Quindi l'importanza, voglio dire, quanto è importante imparare il Dharma. Sua santità, per esempio, spesso dice, nel passato ha detto, molti anni fa ha detto, perché tutti quanti possono, tibetani, occidentali, tutti quanti devono imparare il Dharma. E qui se voi praticate il Dharma è vostra scelta, praticare il Dharma è la vostra, completamente la vostra scelta, la devozione e così via. Però imparare è veramente molto imparare a sviluppare la saggezza. Questo è veramente comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Questo è quello, abbandonare ciò che è sbagliato e praticare ciò che è giusto e portare la felicità. È veramente molto importante studiare, è importante conoscere il Dharma. Comunque.
Gesù Santità ha detto che praticare è la vostra scelta, però imparare, tutti quanti dovrebbero imparare. Questo è veramente molto importante, tutti quanti imparino. Quindi ancora. Adesso arrivo alla risposta alla tua domanda, alla risposta alla tua domanda. Però prima di detto, l'enfasi che vuoi dare, non ho finito ieri. Adesso forse non so se riuscirò a finire oggi. Ok, adesso. La persona che ha un buon cuore, tutti quanti amano quella, la persona che ha buon cuore. Che voi viviate da soli, o che vivono in una città, che vivono in un villaggio, o in Occidente o in Oriente. Tutti quanti amano quella persona, vogliono vedere quella persona, vogliono aiutare quella persona, vogliono aiutare quella persona. Sempre, sempre. Tutti quanti apprezzano quella persona e tutti quanti vogliono aiutare quella persona, lodano quella persona. È proprio così. Anche gli animali, anche le persone che sono molto gentili, anche gli animali amano quella persona, vogliono stare vicino a quella persona. Quindi, vedete, ovunque ci sia la persona che ha buon cuore, ovunque vada, le persone vogliono andare lì vicino, vogliono stare vicino, vogliono viaggiare insieme, vogliono stare insieme. Ovunque ci sono le persone cercano di stare vicino, vogliono stare insieme, vogliono parlare con la persona. Quindi porta, non soltanto porta felicità nella vostra vita, ma porta felicità a moltissime persone nel mondo. E man mano che voi conoscete di più, sarete ancora più felici, e questo anche con gli animali. Quindi ora la persona che è molto arrabbiata, che è molto irascibile, che è veramente molto irascibile, che è sempre arrabbiata, tutti quanti hanno paura di quella persona. Anche la persona, se quella persona vive da sola, c'è tantissima rabbia, tantissimo rancore, è così, è molto egoista. Ovunque guarda quella persona, le persone hanno paura, le persone non vogliono vederla. Anche per la strada, quando arriva questa persona, le altre persone che la vedono arrivare attraversano la strada e vanno da un'altra parte. Persone che sono molto egoiste, veramente, le altre persone vedono e vanno da un'altra parte, cambiano direzione, prendono un'altra direzione. Così, no, non vogliono parlare con quella persona, non vogliono guardare quella persona. Per cui vedete, le persone che hanno buon cuore invece, se qualcosa succede a loro, a molti vogliono cercare di pregare, vogliono pregare per quella persona, vogliono che siano liberi dai problemi, qualsiasi tipo di problema abbia, molte persone vogliono pregare per quella persona. Le persone invece che non ha buon cuore, che è una persona veramente egoista, ovunque vada, trova in Oriente, Occidente, nella città, fuori dalla città, in montagna, ovunque va,
crea un sacco di nemici, un sacco di menti emotive, di rabbia, così egoista, inganna gli altri per avere la felicità per se stesso, per avere il potere, allora si arrabbia e questo non fa altro che creare tantissimi nemici ovunque vada, nelle persone. Che se succede qualcosa di negativo alla persona negativa, anche quando muore, le persone sono completamente contente, si rallegrano del fatto che sia morta. Ah, è morto! Oh, bene, bene! Per fortuna che è morto, meno male! E quindi si rallegrano del fatto che sia morto. Cioè, io mi ricordo. E tanto tempo fa, quando ero un bambino, a casa, penso che mio fratello non fosse ancora nato. Ero a casa diciamo, la guida dell'area dove vivevo, il solo combo, era venuta a prendere le tasse, come un ufficiale, un finanziere. Io non ho conosciuto mio padre, lui è morto quando ero ancora nel ventre di mia madre. Non ho mai visto mai mio padre. Non ho assolutamente idea di come fosse. Le persone dicevano che aveva la barba, aveva anche uno. Ah, che aveva uno stomaco lungo, che non, voleva dire che non si arrabbiava facilmente. Non si arrabbiava facilmente, era abbastanza paziente. E poi, quando lui è morto, molti animali sono morti e quindi la nostra famiglia era veramente molto povera. Noi eravamo veramente molto poveri e molte persone venivano a chiederci dei soldi, però noi non avevamo dei soldi da dare indietro. Quindi la guida del paese era venuta a casa nostra e mia mamma gli aveva messo una tovaglia tutta quanta sporca perché aveva soltanto quel tavolo lì e messo davanti a lui e poi lui ha parlato per un sacco di tempo che aveva bisogno di soldi, delle tasse, eccetera. Poi mia mamma non aveva soldi per dargli da dare indietro e lui si è alzato in piedi e lui è andato giù per le scale. La nostra casa era a due piani, lui non è uscito dalla porta, no? Sono andato verso il bar, è andato giù, è sceso e mia mamma ha preso nel pavimento di legno, mia mamma ha preso della cenere, non ha preso della polvere. Ha preso della polvere che c'era fra le assi lui era già in basso, però lei gli ha tirato la polvere e gli ha detto qualcosa di cosa negativo, criticandolo. E c'era, magari avrebbe detto, possa morire presto questo qua. E fatto come lei stava facendo una maledizione più o meno. Lo criticava, insomma. Momo Gheppa. E sperava che gli succedesse qualcosa di negativo alla persona, tirandogli la polvere addosso. Diceva, posso che succede qualcosa di cattivo, di negativo. Mi ero semplicemente ricordato di questa cosa qua, per cui te l'ho menzionata.
Per cui così, ora adesso tornando indietro, generalmente noi dovremmo vivere la vita sempre con buon cuore, sempre. Dal momento che noi vogliamo la felicità, non vogliamo la sofferenza, dobbiamo assolutamente beneficiare gli altri, sì. Perlomeno non dobbiamo danneggiare, però che siano nemici o che siano degli amici, dobbiamo assolutamente. Che siano animali, insetti, dobbiamo assolutamente, perché come ho detto prima, siccome noi abbiamo questo prezioso corpo umano adesso, allora noi dobbiamo cercare di avere un modo di pensare migliore, un modo di pensare che sia speciale, superiore, un modo di pensare superiore. Di avere particolarmente, dobbiamo rendere la nostra vita veramente molto speciale nel modo di pensare, non come gli insetti o come gli animali. Quindi dobbiamo avere questo corpo umano che è qualificato nell'essere avere un corpo umano. Quindi altrimenti avere un corpo umano è una mente molto sporca, è avere un corpo umano, però abbiamo la mentalità degli animali. Quindi la conclusione è questa. La conclusione è. Se vi afferrate a questa vita non siete un praticante di Dharma. Queste cose dovete scriverle, dovete cercare di ricordarle e dovete cercare di praticarle nella vostra vita quotidiana, altrimenti non sapete cosa dovete praticare nella vostra vita quotidiana, se non sapete che cos'è il Dharma e quello che non è Dharma. Ci sono molte persone in questo mondo che non sanno che cos'è il Dharma e cos'è non Dharma, non sanno che cos'è il Santo Dharma e che cos'è che non è Santo Dharma. Ci sono molte persone nel mondo che recitano le preghiere, recitano i mantra, le preghiere, leggono i testi e meditano così con gli occhi chiusi, ore, ore, ore. Facendo il Dharma, quindi loro pensano che stanno praticando il Dharma per tutta la vita, anche per tutta la vita. Loro credono io sto facendo il Dharma, credono io sto praticando il Dharma, però effettivamente niente diventa Dharma. Anche leggere i testi, fare tutte queste cose. Ma niente diventa Dharma. Così voi tutta la vita, voi sprecate tutta la vostra vita con una comprensione sbagliata, non conoscendo bene che cos'è il Santo Dharma e che cosa non è il Santo Dharma. Tutte queste cose mondane, tutte queste cose mondane. Controllando e analizzando tutte queste cose, questo Dharma mondano, vedendo, sembra santo Dharma esteriormente, però sembra santo Dharma, ma non è santo Dharma, sono soltanto Dharma mondani. Per cui molte persone nella vita è completamente sprecata perché tutto quanto diventa Dharma mondano, non virtù, niente diventa Santo Dharma. Però loro credono che loro stanno praticando il Santo Dharma. Per cui ci sono molte persone che sprecano questa vita, la riempiono completamente, non solamente questa vita, riempiono la loro vita con karma negativa, che diventano causa del samsara e causa del futuro risultato del karma nei reami inferiori. Nel futuro il risultato del karma, non posso immaginare, non riesco neanche a immaginare, no, non c'è modo, non si può neanche immaginare il risultato del karma negativo, del samsara.
particolarmente della cadere nei reami inferiori. Adesso voglio menzionare una storia. C'era una volta Gyawajon Dompa, che effettivamente era la manifestazione di Cianresi, che era il traduttore di Lama Tisce, che veniva da Nalanda quando c'era stato il buddismo degenerato in Tibet. Se voi praticate il Tantra, potete praticare. Se voi praticate il sutra non potete praticare il tantra, se praticate il tantra non praticate il sutra. Queste erano concezioni completamente sbagliate e c'era veramente tantissime concezioni errate riguardo al tantra, e quindi in relazione al buddismo in Tibet. E quindi loro avevano invitato Lama Tisce, il re del Dharma, Lama Yeshe, aveva invitato Lama Tisce in Tibet per rivitalizzare il buddismo e renderlo puro in Tibet. A quel tempo Lama Tisce venne in Tibet e scrisse alcune pagine, la lampada sul sentiero dell'illuminazione, la lampada sul sentiero per l'illuminazione, che praticamente integrava tutti gli insegnamenti di Buddha, che si possono suddividere in tre parti: gli insegnamenti in relazione al veicolo inferiore, e poi gli insegnamenti del grande veicolo, del veicolo superiore, degli insegnamenti dei sutra, e il sentiero del il grande veicolo degli insegnamenti del Tantra. Quello che Buddha insegnò era integrato nell'Amrim, il sentiero graduale per l'illuminazione, per cui il titolo Amrim venne da Lama Tisce, dal momento che scrisse la lampada che illumina il sentiero per l'illuminazione. E quindi tutti quanti i concetti errati che le persone avevano in quel periodo, tutti quanti i concetti errati che avevano in quel periodo le persone, integrate nell'Amra, e quindi lì integrati nel sentiero graduale degli individui di capacità inferiori, di capacità intermedie, di capacità superiori, e quindi erano tutte quante integrate nella rinuncia, bodhicitta e sunyata, o la giusta visione, e quindi il cuore del buddismo, il cuore del buddismo. E quindi dopo che lui ha scritto questo, tutte quante le concezioni errate che avevano le persone in Tibet vennero completamente eliminate. E quindi il buddismo ritornò puro in Tibet. Aveva una co corretta comprensione riguardo al Tantra. Quindi ora Jon Dompa stava camminando a Reting nella foresta e c'era un vecchio uomo seduto. C'era un uomo, un anziano seduto, era lì seduto, forse lì la prima cosa era che stava meditando. Allora Don Dompa gli chiese: cosa stai facendo? E lui dice: ah, sto meditando. E sto meditando. Ah! Sì, è buono che tu stia meditando. Però non sarebbe meglio che tu praticassi il Dharma? E lui ha detto: non sarebbe meglio che tu praticassi il Dharma? E lui non gli ha detto niente, non gli ha chiesto che cosa voleva dire. Ma lui diceva: ah, forse devo leggere i testi. Allora devo forse leggere i testi e praticare il Dharma. Allora il giorno dopo si è messo a leggere i testi. Dopo un'altra volta, giunto un po' ripassato, gli ha detto: questo stava leggendo. Allora, che stai facendo? E sto leggendo i testi. Allora Dom Tompa gli dice: certo, è buono leggere i testi, però non sarebbe meglio che tu praticassi il Dharma? Allora questo vecchio ha pensato: ma praticare il Dharma? Allora non chiese che cosa. Allora cambiò, invece di leggere i testi si è messo a fare le circonvolazioni intorno al tempio. E poi ancora un altro giorno Gyawajon Dompa l'ha incontrato un'altra volta e gli ha chiesto: allora cosa stai facendo? Allora dice: è buono che tu stia facendo le circonvolazioni, però non sarebbe meglio che tu praticassi il Dharma?
Allora, soltanto allora. Allora, che cosa vuol dire praticare il Santo Dharma? Allora, John Tompa gli disse: rinuncia a questa vita, rinuncia a questa vita, rinuncia all'attaccamento, rinuncia all'attaccamento verso questa vita. Quindi, qui sei, vedete come ho menzionato prima, centinaia di problemi, tutti questi problemi che sono tutte radici, come la radice degli alberi, questi vengono tutti quanti dall'attaccamento a questa vita. Vedete? Quindi l'attaccamento a questa vita, lasciare andare l'attaccamento a questa vita, vedendo che la vita non ha alcun tipo di essenza. Nella natura della sofferenza non c'è assolutamente essenza. Invece, lasciando andare l'attaccamento, allora, vedete, sarete completamente liberi, immediatamente, immediatamente, immediatamente sarete liberi da tutti i problemi, immediatamente, immediatamente sarete liberi da tutti i problemi. Capite? C'è un'incredibile pace, felicità. E quindi, con la rinuncia a questa vita, siete liberi dall'attaccamento, siete liberi dall'attaccamento a questa vita, e quindi questa malattia cronica dell'attaccamento, c'è un'incredibile pace. Incredibile pace e felicità, bah 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 bah. E quindi con quella realizzazione, con la realizzazione che avviene meditando sulla perfetta rinascita umana, come è preziosa, quanto è preziosa, e poi meditare sull'impermanenza e la morte, sui nove, e quindi meditare sulla preziosa rinascita umana, sull'impermanenza e la morte, allora sarete in grado di ottenere la liberazione, essere liberi dall'attaccamento. Ecco, così, poi tutte le vostre azioni, scusate, allora, tutte le vostre azioni, camminare, non soltanto meditare, ma tutto quello che fate diventa Dharma, non c'è dubbio, anche camminare, sedersi, camminare, lavorare, suonare, fare la musica, dipingere, diventa tutto quanto Dharma, tutto quanto diventa Dharma. Santo Dharma, non Dharma mondano, ma Santo Dharma. Diventa tutto, diventa la causa della felicità. La felicità non soltanto di una vita, ma di vita in vita, di vita in vita. Ba, 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 ba. Di vita in vita, tutte le felicità. Di vita in vita, di vita in vita, un sacco di felicità. Ok, vedete così? Ora vedete perché è così importante praticare il Dharma. Ecco, vedete, adesso siamo arrivati al punto. Come è veramente la cosa più importante, la cosa più importante, la proprio, la cosa più importante. Ho menzionato questo ripetutamente nei corsi, che ero nato a Solokhumbu, nella montagna dell'Himalaya, vicino al campo base dell'Everest, e siccome sono scappato diverse volte dal monastero, tornavo a casa, la ragione per cui scappavo era perché volevo giocare, e quindi mia madre mi mandava via.
Molto gentile, lei mi mandava via molto gentilmente. Naturalmente, bisognava attraversare le montagne, non c'erano strade, bisognava attraversare le montagne innevate. Ed ero portato in spalla da una persona. E poi proprio andavo a Rowling, che è veramente un posto veramente molto primitivo. Le persone non erano molto, molto furbe, non erano molto intelligenti lì. Non erano molto intelligenti lì. Era un posto sacro di Guru Padmasambhava. C'erano le impronte di Guru Padmasambhava, c'erano grotte, c'erano incredibili grotte dove c'era il nettare che veniva dalla grotta e quando si offriva l'incenso, era veramente un posto incredibile, straordinario. E lì sono stato lì per 7 anni e poi la mattina presto memorizzavo i testi di Padmasambhava. Tutto il giorno leggevamo i testi, mattina, sera. Per 7 anni sono stato lì. E poi sono andato in Tibet e lì facevo le puja tutti i giorni per 3 anni. Soltanto avevamo un giorno di riposo. Il giorno del Capodanno avevamo 2 o 3 giorni di riposo. E poi quando tutte le puja erano completamente fisse, oggi facciamo questo, noi facciamo quest'altro e così via. Oggi facciamo quest'altro. Tutto quanto era già organizzato e programmato. E quindi avevamo tutte queste puja sempre. Alla mattina memorizzavo i testi. E molte volte lo recitavamo a memoria e quindi dove ho fatto l'esame, dopo sono diventato monaco nel monastero di Tomore Geshe Rinpoche, vicino a Sikkim, e lì sono diventato monaco e ho dovuto fare gli esami a memoria, ho dovuto presentare gli esami. C'erano tutti quanti i monaci lì e mentre facevano i puja lì dovevo recitare da qui a qua e così, dovevo recitare tutto quanto a memoria. Avevo memorizzato il primo testo, l'ho memorizzato e poi il secondo non ho finito, sono scappato via. Il Lumse mi ha detto che avevo fatto bene, che avevo. A quel tempo non avevo il nome di Rinpoche, non ero ancora stato riconosciuto come Rinpoche. Ero seduto lì fra gli ultimi, nell'ultimo posto a sedere. C'era un altro monaco lì prima di me che faceva delle fatte speciali. Poi a Baksa sono scappato dal Tibet, sono andato a Baksa in India e quando l'India era sotto il controllo degli inglesi, a quel tempo Baksa c'erano moltissime persone sono state uccise. E lì sono stato nella prigione, praticamente quello che era la prigione dove erano stati messi il Nehru e poi dopo lì avevano messo tutti quanti i monaci che erano scappati dal Tibet e li hanno fatti vivere lì, che volevano continuare i loro studi, vivevano lì. E lì c'erano 1500 monaci che volevano continuare a studiare lì. E poi Mahatma Gandhiji, dove era in prigione, era un vecchio edificio a due o tre con tutto quanto il filo spinato intorno. E poi c'erano gli abati, poi c'era il monastero delle monache, e
E poi c'è anche il rappresentante della santità Dalai Lama che viveva lì, colui che guidava praticamente, che lavorava per i monasteri. E dove c'era, dove Mahatma Gandhi era prigioniero, dove c'era la prigione di Nehru, c'erano i monaci di Sera, e dove loro vivevano, non soltanto alcuni monaci vivevano lì, facevano le puja lì, tutti quanti venivano all'ora della puja. E quindi io ho vissuto lì per 8 anni e le ho studiato un poco. E quando ero bambino, i miei studi erano veramente proprio i giochi di un bambino. Studiavo la filosofia, ma non era la filosofia buddista. E memorizzavo i testi la mattina. Per 8 anni sono stato lì. Poi dopo mi hanno riconosciuto come la reincarnazione del Lama di Laodo. Ho fatto il ritiro per molti anni, ho fatto la pratica del Lama nella grotta. E poi lì c'era una grotta di Padmasambhava e lui aveva volato da Kunju nella. È andato nella grotta di Laudo, è entrato anche per un breve periodo. Ecco, la prova è che, siccome ho visto questa storia nella vita di Padmasambhava, in un libro di pellegrinaggio visto di quell'area, ho visto questa storia, ho letto questa storia, da quella grotta poi scendeva il nettare, c'era. Era come della cera, no? Della cera dove veniva il nettare. Durante la mia vita non l'ho mai visto, ma invece nella vita passata sì, c'era questo. E lo tenevano dentro in un vaso. Mettevano un tavolo, un altro tavolo, un altro, poi si metteva in un vaso e lì c'era il nettare che colava, le gocce colavano e venivano accumulate e con quell'acqua si dava l'iniziazione. Alle persone si dava le vite di lunga vita. Era una grotta tonda. Comunque c'era un testo in questa grotta. E molto di questi testi erano Nyingma e Sakya, le pratiche in relazione alla scuola Nyingma. E c'era un testo che viene usato da tutte e quattro le scuole, Kagyo, Nyima e Gelupa, tutte quante, anche era la raccolta dei consigli dei Lama Kadampa, che è chiamato aprire la porta del Dharma. Questo è proprio il primo addestramento mentale. Ho letto questo, non avevo studiato questo testo, non l'avevo mai letto prima. E quindi dovevo guardare fuori le persone che costruivano il monastero, le persone, quello che facevano, se le persone perdevano tempo oppure lavoravano, perché io dovevo lavorare, dovevo pagare, per cui normalmente le persone bisognerebbe stare lì e fare. Le persone facevano le offerte a me, però a quel tempo io dovevo dare i soldi ai lavoratori e quindi ero quella persona che doveva controllare se lavoravano oppure no. Anche se c'era un asilo, eccetera, loro non facevano queste cose qua. Era un po' strano per me, per la mia mente, come ero stato cresciuto. E quindi era un po' strano per me. E quando ho controllato i lavoratori, quanti soldi prendevano, quanti soldi
quanti soldi avevo. Però io invece impiegavo tutto quanto il mio tempo nella grotta a leggere e quindi ho controllato la mia vita, ho analizzato la mia vita, da quando studiavo a Solo Combo, da quando sono stata in Tibet, quando sono stata a Baxa. E poi ho controllato, ho verificato la mia vita, se quelle attività che avevo fatto erano state Dharma oppure no. Quando ho analizzato questo, niente era stato Dharma. Leggendo quel testo ho capito che la mia vita, niente della mia vita era diventato Dharma. E quindi è stata una grandissima sorpresa, un'incredibile sorpresa. E quindi è una grande scoperta. E quindi quando le persone portavano le offerte, noi siamo delle persone povere, per cui la maggior parte erano povere, e normalmente portavano dei cesti di patate, oppure dei radici, oppure portavano tipo dei ravanelli, che mangiando quelli, cioè, ci viene un sacco di gas e cioè, qui ci si scoreggia tantissimo. E tutto il vostro cambio diventa veramente molto grossolano, veramente. Poi, tipo, ci sono dei contenitori di sale, sale del Tibet, cose di questo genere. E quindi delle volte portavano il riso. Comunque, avevo paura perché portavano, veniva attaccamento per le offerte e quindi avevo un po' paura di questa cosa qua, di ricevere tutte queste offerte. Poi naturalmente adesso sono al 100% degenerato, adesso non ho neanche un pensiero. Comunque, ho analizzato, ho visto che niente di quello che avevo fatto fino allora, niente era diventato Dharma. Io ho scoperto, non è diventato santo Dharma, non era diventato pratica del santo Dharma. L'ho scoperto nel leggere questo libro. Così, e quindi è così. E dopo di quello, per favore ascoltate, dopo quello, leggendo quel testo, ho pulito un po' mia mente, ho pulito un po' la mia mente, un po' come aver pulito la stanza, no? Come aver tolto via la spazzatura. E quindi ho cominciato a fare i ritiri di Dharma. E quindi ho generato incredibile felicità. Quindi come la vostra mente e può essere che può diventare così tutta la mia vita così, wow, incredibile. Siccome ho pulito un pochettino la mia mente, come si pulisce un po' la spazzatura della stanza, allora proprio per questo lo ando leggendo questo testo, principalmente perché ho letto questo testo e quindi è diventato un pochettino di Dharma, le mie azioni sono diventate un po' di Dharma, la mia pratica è diventata un po' Dharma e il mio ritiro è diventato Dharma. Altrimenti no, altrimenti ho sprecato completamente tutta la mia vita. Questa è la mia esperienza. Poi vedete. Quindi la musica, le pitture, tutte queste cose, mangiare, camminare, sedersi, dormire, lavorare, quando voi vi liberate dall'attaccamento, allora tutto quanto diventa Dharma. Qualsiasi cosa voi facciate, il mio maestro Genshin Champa Wando, dopo che la Mahesha ha lasciato il corpo, ho ricevuto gli insegnamenti del Chulen, del prendere l'essenza da lui. Gli ho chiesto qual è il modo migliore qual è il modo per ottenere le realizzazioni dell'Amrim velocemente nella mente e lui ha detto
pratica il rimedio all'attitudine autogratificante, che vuol dire bodhicitta. Vuol dire che il rimedio è bodhicitta. Per pacificare l'attitudine autogratificante. E lui mi ha dato questa risposta. Mi ha dato quella risposta per avere le realizzazioni veloci dell'amore. Quella era la risposta. E lui disse questo. Lui disse. Per noi essere principianti, che siamo pieni di attaccamento a questa vita, è molto difficile che le cose diventino un santo dharma. Per cui lui ha detto, una volta che, secondo la sua esperienza, lui ha detto, c'è un momento in cui, nella vostra vita, in accordo alla sua esperienza, la cosa più facile è il Dharma. Questo parlava per la sua esperienza personale. E lui aveva completamente rinunciato, non aveva assolutamente attaccamento per questa vita. Per cui qualsiasi cosa lui facesse, qualsiasi azione di corpo, parola e mente diventava Dharma. Qualsiasi cosa, camminare, mangiare, dormire, tutto quanto era diventato Dharma. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa lui faceva era Dharma. Il mio maestro. Per cui, quindi, quando voi guardate la vostra mente diventa Dharma, questo diventa, voi così liberate voi stessi dall'attaccamento. Ora, dopo questo, se voi vi afferrate al samsara delle vite future, ai piaceri delle vite future, vuol dire che non c'è la rinuncia. Quindi, con l'attaccamento a questa vita, alle vite future, con l'attaccamento per questa vita, qualsiasi cosa voi facciate, ritiro, non vedere nessuno, senza mangiare cibo, o mangiando tantissimo. Non vedendo neanche gli uccelli. Fate ritiri in un posto isolato, qualsiasi cosa voi facciate. E come ho detto prima, quello che questo Don Dopa disse a questo vecchio, a questa persona anziana. Quindi, con l'attaccamento a questa vita, tutte quante le azioni, tutte le varie cose che uno compie non diventano Dharma. Quindi, liberandosi dall'attaccamento a questa vita, allora tutto quanto diventa Dharma. Diventa la causa della felicità. Non soltanto questa vita, non la felicità di questa vita, ma la felicità anche delle vite future, delle future, 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 di centinaia di migliaia di vite, per la felicità di vita in vita. E quindi il successivo è. La rinuncia con l'attaccamento alla vita successiva e avendo attaccamento a tutte le azioni, non soltanto meditazione o ritiro e tutto quanto, recitare preghiere e così via, non diventano dharma, non diventano cause. Non diventano cause, diventano soltanto cause del samsara. Diventano soltanto cause del samsara. E non diventano cause per la liberazione dal samsara. E quindi camminare, mangiare, dormire, dipingere, fare musica e così via, non diventano cause, diventano soltanto cause del samsara. Non diventano cause della felicità ultima, liberazione da samsara. Così. Ora, con l'attitudine autogratificante,
Se voi vi afferrate nel lavorare soltanto per voi stessi, allora quella non è bodhicitta. Quindi, se voi vivete con l'attitudine autogratificante, allora vivete con l'attitudine autogratificante. Allora, meditazione, ritiri e così via. Meditazione, ritiri, leggere i testi, recitare delle preghiere. Qualsiasi cosa voi facciate, non diventa causa per l'illuminazione. Non diventa causa per l'illuminazione o della grande liberazione, dello stato di Buddha. Non diventa. Quindi. E anche il camminare, mangiare, fare, lavorare, eccetera, fare musica, tutto quanto, niente diventa causa per l'illuminazione, non diventa una causa per ottenere lo stato di Buddha. Quindi con bodhicitta, allora non soltanto il fare ritiri, meditare, recitare i testi e così via. Mangiare, dormire, camminare, lavorare, così via. Tutto quanto, ogni singola azione, fare musica, dipingere, tutto quanto diventa causa per l'illuminazione. Tutto quanto diventa causa per l'illuminazione. Qualsiasi cosa voi facciate, se lo fate con bodhicitta, se avete la realizzazione di bodhicitta, tutto diventa causa. Qualsiasi cosa voi facciate diventa causa per la felicità, per tutti gli esseri senzienti, per ogni singolo essere senziente dell'inferno e dell'impreta, per ogni singolo animale, per ogni insetto, per ogni zanzara, per ogni formica, per ogni essere umano, per gli innumerevoli, ci sono gli innumerevoli universi, per ogni essere vivente, in tutti quanti gli universi, per tutte, per voi, per ottenere l'illuminazione, non soltanto per voi stessi, è veramente incredibile, incredibile, straordinario, per cui se voi avete bodhicitta, allora quella bodhicitta può liberare innumerevoli esseri senzienti dall'oceano di sofferenza e samsara. E quindi tutti quanti loro, qualsiasi errore loro hanno, tutte quante, qualsiasi oscurazione loro abbiano, li libera completamente da tutte le oscurazioni, da tutte le sofferenze. E quindi li porta alla felicità, a tutte le felicità fino all'illuminazione. Per ogni essere singolo, ogni singolo animale, ogni singolo essere degli inferni, spreta, animale, essere umano, sura, sura. Se voi avete cioè, la macchina, la porta felicità fino all'immensità, se voi avete questo, se voi, qualsiasi cosa voi facciate, mangiare, dormire, camminare, lavorare, tutto quanto diventa causa per l'illuminazione. E quindi non, ottenete così l'illuminazione per gli esseri senzienti, non per essere completamente spensato, anzi per lavorare per tutti gli esseri senzienti. Poi dopo l'ultimo, questo è sono praticamente la spiegazione del distaccarsi dai quattro attaccamenti. La quarta è la giusta visione. Quello deve essere delle quattro scuole. Vaibhashika Sautantrika della scuola della sola mente, Madhyamaka ha due, Sautantrika e Prasangika, Umarangyupa. Questa giusta visione deve essere la visione, deve essere la giusta visione dei Prasangika, per essere in grado di eliminare, di tagliare la radice di tutte le vostre sofferenze del samsara, l'oceano di sofferenze dei sei reami di sofferenza, l'oceano di sofferenze dei sei reami del samsara, l'ignoranza, ciò che l'io che è meramente etichettato e sulla base, la base valida degli aggregati, quello è a causa delle impronte negative lasciate dalle vite passate, lasciate dall'ignoranza. Allora quell'ignoranza orna
o decora, proietta sull'io meramente etichettato, che appare, non appare più come meramente etichettato, ma appare come esistente di per se stesso, dalla sua parte. Quindi questo viene proiettato, quindi si comincia a credere, è al 100% vero, al 100% è vero, è il vero, questo vero, questo io è veramente, è vero. E non si riconosce che è un'allucinazione. E allora questo elimina completamente, distrugge anche il seme di questo. E quindi potete così eliminare tutte le afflizioni, il karma negativo, le afflizioni e il karma negativo cessano completamente. Allora le cause del samsara è completamente cessate. Quindi allora siete completamente liberi per sempre, non soltanto per alcuni giorni, per alcuni anni, ma per sempre dall'oceano delle sofferenze dei sei reami. E sarete liberi per sempre. Per sempre. Per sempre, e quindi per questo abbiamo bisogno di realizzare la visione prasangika, la giusta visione della vacuità. E quindi dovete sapere esattamente cos'è quello, non semplicemente seguire soltanto quelli che chiamano vacuità, vacuità, vacuità. Bisogna avere la visione di prasangika, e quindi bisogna studiare Dharma. Per questo è molto importante. Importante, importante, importante. È importante, abbiamo ricevuto questo corpo umano adesso quindi dobbiamo aprire l'occhio della saggezza, dobbiamo imparare la vita, non si può sprecare la vita soltanto in attività mondane. E Dharma è sempre fare, ogni tanto se vi piace fate qualcosa, non fate, no, no, non così, ok? Ok, scusate. Se voi siete contenti di fare un pochettino, se non vi piace, allora non pensate che sia importante studiare. Veramente molto importante studiare, molto importante studiare. Ok, quindi la giusta visione, ok? E quindi a quel punto con la giusta visione con quella realizzazione, se avete quella realizzazione della giusta visione della vacuità, allora non soltanto potete fare ritiri, meditazione, anche camminare, meditare, lavorare, fare musica, dipingere, qualsiasi cosa diventa, tutto quanto diventa, non soltanto Dharma, ma diventa il rimedio al samsara. Tutto quanto non diventa causa del samsara, ma diventa un rimedio al samsara, per essere liberi dal samsara. Tutto quanto diventa un rimedio alle cause del samsara e tutte quante le afflizioni mentali diventa un rimedio, un buddismo, diventa una medicina. Diventa una medicina per cessare tutte quante le cause del samsara. È veramente molto, 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 molto importante, la cosa più importante. L'ignoranza è il rimedio per tagliare e eliminare l'ignoranza. E quindi se voi non realizzate questo, non realizzate la vacuità, se non realizzate la vacuità, ma perlomeno dovete meditare, cercare di avere comprensione. Avere la comprensione. Quando voi dipingete, quando suonate la musica, io, la musica, il fatto che suono la musica, e tutto questo è anche il dipingere, io, l'azione di dipingere e il dipinto, l'arte, tutto questo sono meramente etichettate dalla mente. Dalla vostra mente. Niente esiste dalla sua parte. Niente esiste di per se stesso. Tutto questo, tutte queste cose, tutto ciò che appare reale, sono come un sogno.
Tutto ciò che appare come reale, esistente a sé stante, è come un sogno. Non è vero, è proprio come un sogno. È esattamente così. Ve l'ho detto ieri. Ve l'ho detto ieri quando vi ho parlato del sogno, no? Che vi sposate, poi dopo avete un sacco di figli, e poi dopo ce n'è uno che muore, vi deprimete. E poi quando vi svegliate non è successo assolutamente niente. E tutto questo non è successo. Avete creduto che fosse vero, ma in realtà non era assolutamente niente vero. E quindi dopo quando vi svegliate non c'è niente che esiste veramente. Non c'è niente che esiste veramente. Così è la stessa cosa, dovete realizzare la vacuità. Natura ultima della vacuità. E quindi tutti quanti, la vostra vita prima, esattamente come un sogno. Tutto quanto che appare come reale, al quale avete creduto completamente, è esattamente come un sogno. Non è per niente vero, non c'è, non è così. Quindi dopo che avete realizzato questo, vedete queste cose, che è una totale allucinazione. Ok? Allo stesso modo, questo è esattamente così. Quindi. Quindi è così, con quel tipo di consapevolezza, con quel tipo di consapevolezza, quando dipingete, quando suonate uno strumento, qualsiasi cosa, dovete praticare la consapevolezza che non c'è assolutamente niente che esista dalla propria parte, sono tutto quanto vuote, quindi diventano più cause del samsara, ma non diventano cause delle afflizioni mentali del karma, ma diventano un rimedio a questo. Ok? Ok, ora l'ultima cosa. Quindi appunto dipingere oppure cosa la musica, ok? Allora, prima cosa più importante è la cosa è importante avere la motivazione di bodhicitta, che è molto importante. E poi pensare che lo scopo della mia vita non è soltanto ottenere la felicità per me stesso, lo scopo della mia vita è quello di liberare tutti gli altri esseri senzienti dalla sofferenza, l'oceano di sofferenza del samsara e condurre all'illuminazione completamente da solo. Per questo devo assolutamente ottenere l'illuminazione e quindi faccio questo, dipingo questo, oppure suono questo strumento. Questa è la cosa più importante. E poi quando il vostro dipinto, la vostra musica diventa la causa per la vostra illuminazione, per gli esseri senzienti, capite? Causa dell'illuminazione per gli esseri senzienti, per tutti quanti, ok? E poi la musica? Recitando questo mantra, Om Padma Shnisha Bimale Um Pe, 7 volte. E poi soffiate sopra lo strumento musicale o sullo strumento della chitarra o qualsiasi strumento, soffiate su questo e quindi quando voi suonate gli animali, non soltanto le persone, ma il suono della musica, per esempio di una campana che va molto lontano, anche se ci sono delle persone fuori nella foresta, gli animali che sentono questa musica, il gong, la campana, dopo che avete recitato il mantra, avete soffiato sullo strumento, al di là delle persone, chiunque senta questo, tutti coloro che sentono, tutti quelli che sentono questo, tutti quanti ricevono beneficio. Il beneficio è veramente la cosa purifica il loro karma negativo, il karma veramente molto negativo di aver ucciso il padre, la madre, di aver ucciso un arhat, aver causato il sangue di un Buddha e anche di aver creato una separazione nel sangha, che sono le 5 azioni retribuzioni immediate che vi fanno immediatamente sperimentare il karma negativo nella vita immediatamente successiva. E quindi si continua finché il vostro karma non è terminato. E quindi il risultato veramente pesante degli inferni, allora questo viene completamente purificato, questo purifica il sentire il suono di quello strumento,
soltanto con il suono di questa musica, allora tutto il karma negativo viene completamente purificato. L'ho detto al centro Vajrayogini, quando suonano il gong, quando arrivano le persone, devono assolutamente recitare questo. Devono assolutamente recitare questo ogni 7 volte e poi soffiare sopra il gong. E questo ci sono tantissimi benefici per le persone, per gli animali, nella foresta, per tutto. O dicevo questa cosa qua di fare. E quindi quando voi suonate il gong, non soltanto din 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 din, no, così fate. Lo fate piano in modo tale che il suono possa, e nello stesso tempo potete rallegrarvi dei benefici, di tutti quanti i benefici che uno può ottenere nel suonare il gong. Adesso, il direttore ha detto che adesso farà un cartello dove segnerà questa cosa qua. E quindi è veramente buono se chiunque sente la musica che tu suoni non rinascerà mai più nei reami inferiori. E quindi questa diventa la causa della guarigione di tutte le malattie di tutte le persone. Possa diventare la guarigione di tutte quante le malattie. Danni dagli spiriti possa diventare la causa che possa generare bodhicitta nella loro vita e possano loro ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. E se voi fate questo mentre suonate la musica, allora voi fate tutto questo e quindi recitate le preghiere, fate questo, oppure potete dipingere anche nel dipingere, anche dipingere. Anche dipingere, ogni essere senziente che vede questa pittura, questo dipinto, non rinasca mai più nei reami inferiori. Non lo sappiamo, però questa è veramente una cosa incredibile. Il cancro, il problema, quel problema, quel problema, niente, non è niente. È una grande pace e felicità confronto alle sofferenze che ci sono nei reami inferiori. E quindi pensate, possono loro guarire, possono guarire da tutte quante le loro malattie. Delle malattie, danni degli spiriti, essere completamente purificati dal loro karma negativo e possono tutte quante le loro oscurazioni essere completamente eliminate, possono generare bodhicitta e realizzare la vacuità nel vedere questo dipinto, possono loro ottenere l'illuminazione il più velocemente possibile. E potete pensare che chiunque che vede questo dipinto possa generare il bodhicitta e smettere di danneggiare tutti quanti gli esseri senzienti, beneficiare soltanto e portare soltanto felicità agli innumerevoli esseri senzienti, ok? Va bene? Ti va bene questa risposta? Ok? Ok, adesso ci fermiamo qua allora. Non ho finito niente, comunque penso che l'essenza l'avete presa, no? Ok? Tu sei Rinpoche, ma chi è Pana, chi è Gucci, chi è Pana, Pama, e Pana, Gone, Gondo, Pema, Gio. Namaskar di essere un amico virtuoso per tutte le vite e per poter realizzare gli insegnamenti di Lama Tsongkhapa in questa stessa vita.
Pratichiamo per il mondo, a causa di quanti paesi del passato, presente e futuro, accumulati essere stati innumerevoli Buddha, possa le guerre che succedono adesso e che succederanno in futuro, possa immediatamente terminare e tutte quante le malattie causate dai vari elementi possano immediatamente cessare, possa la perfetta pace, i problemi globali possano immediatamente interrompersi e perfetta pace e felicità possa essere generata nel cuore di tutti quanti, possa il Buddha Dharma, generando amore, gentilezza e compassione, possa il Buddha Dharma durare a lungo nel mondo e diffondersi nelle 10 direzioni, possa di essere senziente incontrare il Buddha Dharma e ottenere l'illuminazione nel più breve tempo possibile. Possa io soddisfare i desideri di tutti quanti gli esseri senzienti, ancora di più del gioiello che esaudisce di te. Possa io esaudire le speranze di tutti gli esseri senzienti, ancora di più del gioiello che esaudisce i desideri, ancora di più dell'albero che esaudisce dell'albero che esaudisce i desideri. A causa di tutti quanti i meriti del passato e del presente, accumulati da me stesso, accumulati dagli innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli Buddha, che esistono, ma non esistono dalla loro parte. E in questo modo possa l'io, che esiste come mero nome, che non esiste dalla sua parte, ottenere l'illuminazione. Che non esiste dalla sua parte. Esiste, ma non esiste dalla sua parte. Condurre tutti quanti gli esseri senzienti che esistono come mero nome, che non esistono dalla loro parte. A quello stato di Buddha che esiste come mero nome, ma non esiste assolutamente dalla sua parte. Completamente da solo, che esisto come mero nome. E non esisto dalla mia parte.
Quello che ho spiegato è la stessa cosa che si trova nella scuola Nyingma Kagyu Sakya Gelugpa, sono tutte uguali. Come ho menzionato ieri, nel Shenpen Shinde Shedro, tutti quanti modi per alcuni più brevi, alcuni più elaborati, sono tutte la stessa cosa, tutto quanto. Questa è la vera realtà, questa è la realtà. Vedete, qualsiasi tipo di trip, bon po', qualsiasi tipo di trip, qualsiasi tipo, cosa voi facciate, le altre cose, il mondo ci sono tantissime altre cose, qualsiasi cosa, però quello che ho spiegato oggi lo trovate sia negli Mappi, nei Kagyu, nei Sakya e nei Gelupa. Questa è la realtà, lo trovate in tutte le quattro scuole. Qualsiasi le cose che si possono fare nel mondo, però praticamente nelle quattro scuole tibetane trovate questi insegnamenti che ho spiegato oggi. Se voi non pensate a questo, se voi pensate a qualcos'altro, non seguite questo, ma seguite qualcos'altro, allora magari ci possono tantissime migliaia di religioni, migliaia di sentieri, però quello che ho detto oggi è veramente il buddismo di base, quello che ho detto è che se voi abbandonate tutto quanto e siete senza, non curanti, non pensate che sia qualcosa di importante, ah, magari qualcos'altro è più importante. E pensate che sia come un altro trip, come mangiare diversi tipi di cibo. Comunque, è come un po' ingannare voi stessi. Nessuno vi inganna, ma voi stessi vi ingannate voi stessi. E quindi queste sono cose di base che trovate in tutte le quattro scuole di buddismo tibetano. Questo è veramente molto, molto importante sapere questa cosa qua, una conoscenza di base importante. È una volta sola che avete ottenuto questa preziosa rinascita umana, per cui dovete cercare di utilizzarne bene, anche se ci sono migliaia di cose nel mondo, però questo potete fare un sacco di viaggi, però questo volevo esprimere questo, ok? Ciò che è la cosa più importante per la vita. Dovete sapere che cos'è la cosa più importante, cos'è la cosa più importante di beneficio per gli esseri senzienti. E questa è bodhicitta. La cosa di maggior beneficio per gli esseri senzienti è bodhicitta. E Buddha ha analizzato per eoni cos'è la cosa di maggior beneficio per gli esseri senzienti. E l'unica cosa che lui ha scoperto è bodhicitta. Ok? Mi fermo qui, grazie tantissimo.